Buona e santa giornata a tutti voi. Oggi è un giorno molto bello per la Chiesa perché ci invita a ricordare e a celebrare uno dei santi più amati della storia della Chiesa, Sant'Antonio da Padova. Illustre predicatore, entrato negli Agostiniani, a un certo punto quando arrivano in città le spoglie mortali di quattro francescani martiri, lui decide di lasciare l'ordine degli Agostiniani e abbraccia quello dei francescani. È un illustre predicatore, ma anche un grande uomo di carità. Quando, dopo la Pasqua del 1231, ritiratosi in un piccolo romitorio a Campo San Piero, a pochi chilometri da Padova, il 13 giugno è colto da malore, capisce che ormai è giunta la sua fine e chiede di poter morire a Padova. Viene trasportato a Padova su un carro e qui spirò mormorando la frase: vedo il mio Signore. Non è questa il fine di tutta la nostra esistenza umana e terrena? Poter vedere il Signore. In questo giorno dedicato a Sant'Antonio voglio lasciarvi tre sue massime e riflettere su queste parole di Sant'Antonio. La prima: se predichi Gesù, egli scioglie cuori duri. Se lo invochi, addolcisci le amare tentazioni. Se lo pensi, ti illumina il cuore. Se lo leggi, egli ti sazia la mente. Quanta verità in queste parole. Noi pensiamo che per convertire gli altri dobbiamo fare chissà feste, giochi, pizze, sono tutte cose umane, tutte cose belle, ma ci dimentichiamo la cosa importante: ricordare il Vangelo, predicare il Vangelo, parlare di Gesù. Noi non dobbiamo svendere la nostra fede, noi dobbiamo camminare con i tempi. Ma non ci dobbiamo dimenticare che chi converte è sempre il Signore. Ma lo stesso Signore che addolcisce anche le tentazioni quando lo preghiamo. Perché cadiamo nella tentazione? Perché ci allontaniamo dalla preghiera. Poi c'è un'altra massima molto bella. Vidi tutte le reti del maligno distese sulla terra e dissi gemendo: chi mai potrà scampare? E udì una voce che mi disse: l'umiltà. Ecco, oggi questo è il più grande problema dell'uomo: l'arroganza, la superbia, il pretendere di sapere tutto, il pretendere di potere tutto. L'umiltà è la virtù più bella perché ti fa riconoscere piccolo e creatura. E i bambini hanno bisogno di essere protetti per crescere e hanno bisogno di tutto per sopravvivere. E noi siamo sempre quei bambini nelle mani di Dio. Terza ed ultima massima: il grande pericolo del cristiano è predicare ma non praticare, credere ma non vivere in accordo a ciò che crede. E questo è il nostro più grande pericolo. Diciamo di vivere, di credere nel Signore, poi una messa la domenica andiamo quando c'è tempo, quando non abbiamo impegni. Si dice di credere il Signore e molti bestemmiano il suo nome, il nome della Madonna e dei Santi. Si dice di credere nel Signore e poi si parla male del fratello, si giudica, si condanna. Si predica di credere nel Signore e poi si ruba. E allora impariamo da Sant'Antonio ad amare il Signore, a servire il Signore, a mettere il Signore al primo posto. Sapete perché si benedicono i pani di Sant'Antonio? Proprio perché Sant'Antonio era un uomo concreto, di carità, predicava l'amore, ma con la vita lo insegnava. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme oggi pomeriggio, se siete a casa, alle 18:20, con il Santo Rosario. E auguri a tutti coloro che fanno l'onomastico oggi, portando il nome di Sant'Antonio.